Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altra review, stavolta è arrivato il turno del chiacchieratissimo Marcelo, che l'ho provato veramente in qualsiasi ruolo possibile e immaginabile, da terzino, da mediano, da CC, da esterno nel 3-5-2. Quindi veramente ci mancava solo che lo mettessi punta. Quindi a fondo ho provato qualsiasi sua sfumatura, Lacazette e Kean, quindi altri due giocatori che mi avevate richiesto. Quindi mettetevi comodi e andiamo subito a vedere le clip. Partiamo proprio da Robbie Keane, che diciamo che non è che abbia proprio nel suo repertorio lo speed boost. Vedete come lo faccia un po' masticato, non è quello speed boost esplosivo che hanno tanti altri attaccanti. Quello che c'è da dire è che ha una finalizzazione veramente incredibile destro-sinistro. Vedete qui addirittura con un timed rosso la palla come si va ad insaccare. Palla al piede, devo dire che non è pesantissimo, ma non è neanche ovviamente slanciato come giocatori ben più leggeri di lui, quindi micro movimenti bene ma non benissimo. Vedete qui come finalizza molto molto bene sia dentro l'area che nuovamente con questo destro da fuori che fulmina il portiere. Passiamo invece alla Lacazette. Lacazette è un finalizzatore secondo me lievemente inferiore a Kean, però vedete che tra le sue doti invece c'ha un controllo palla della Madonna. Guardate qua come si gira con la levetta praticamente come una trottola, e prima si fa fare fallo da rigore, qua dopo aver ubriacato sto Davis e tutta la difesa arriva a calciare e appunto non riesce a finalizzare. Qui ancora una volta destro-sinistro, sinistro-destro, tiro cancellato, si gira e si rigira, qua arriva anche a concludere e finalmente a buttarla dentro. Ancora una volta anche con questo pallonetto devo dire se l'è cavata bene, però diciamo che se dobbiamo fare una media, Kean finalizza 7 su 10, questo 5 su 10, capita che spesso qualcosina la butta via. Qua invece doppio rimpallo vinto, un trattore è arrivato poi a segnare. Ma passiamo a Marcelo. Marcelo, come vedete qui, utilizzato da esterno nel 3-5-2, speed boost incredibili, se ne va a controllo palla eccezionale. Buono l'intervento in area con il raddoppio a recuperare palla usato da terzino. Qui invece da mediano vedete come recupera il pallone, rilancia l'azione, 2-3 speed boost, sta dentro l'area di rigore e dà una mano anche in fase offensiva. Qui buono nuovamente l'intercetto mandato con il raddoppio, ma e il controllo palla regala cose incredibili. Guardate che esplosività che c'ha, è una roba veramente fuori di testa. Ancora una volta qua recupera palla, si fa tutto il campo, boom, speed boost 1, speed boost 2, suola, speed boost 3. Insomma veramente qualcosa di incredibile, mi ha lasciato stupefatto sto Marcelo. Allora ragazzi, dopo aver provato questi tre giocatorini, solito recap, partiamo da Robbie Keane. 1,75 m di Cristiano, 4 di skill, 5 di piede debole. Quindi diciamo che con queste caratteristiche uno si immagina un giocatore alla Bayedder, ma ne parliamo più avanti. Costa più o meno sui 700k, 10 partite, 9 gol, 8 assist, quindi assolutamente uno score di tutto rispetto. Però c'è un però. Allora, innanzitutto per quanto riguarda accelerazione 93 e velocità scatto 91, vi dico che non è il giocatore con il miglior speed boost che io abbia provato quest'anno, sicuramente ha un discreto speed boost, però in campo aperto fa veramente una gran fatica a lasciare dietro di sé i difensori che girano, diciamo più comuni, no? Quindi Varane, Marquinhos, i Konaté, quelli la Baggati, la Croix, eccetera. Lo rimontano, cioè visto che lui comunque ha un body type abbastanza particolare, tutta questa esplosività dei movimenti non ce l'ha. Quindi sotto quel profilo lì mi sento un po' di bocciarlo. Per quanto riguarda invece finalizzazione e potenza tiro, siamo a livelli alti, perché visto che ha anche il 5 di piede debole, quindi quando si ritrova la palla sul sinistro finalizza come se fosse il destro. Su quello mi è piaciuto. Ha anche un buon tiro a giro, infatti ha anche il tratto, tiro di precisione. Ha anche degli ottimi passaggi, perché voi lì vedete quell'81 che è penalizzato tantissimo dal 68 di lungo, ma l'86 che è quello corto è quello che ci interessa, perché quando lo giocate prettamente in un attacco a due è quello lì che voi andate a utilizzare per dare la palla al compagno, quindi promosso anche sotto quel punto di vista lì. Agilità, equilibrio, reattività, vi dicevo in precedenza, è un po' lo stesso discorso della velocità, perché non è un tronco, però non è neanche Speedy Gonzales a girarsi con la levetta. Diciamo che paragonandolo a qualcun altro, mi sento di paragonarlo magari a una specie di Quagliarella, va come si gira. C'ha dei momenti in cui si gira molto bene, dei momenti in cui la palla gli sfugge via dai piedi, e non è che
è proprio il massimo. Io l'ho giocato con motore proprio per cercare di dargli una mano sotto questo profilo. Devo dire che comunque il voto complessivo è alto. Gli darei un 7,5, dai, di stima. Secondo me potrebbe anche ancora calare un po' il prezzo e far salire magari ad un 8 meno il voto totale. Però mi è piaciuto, onestamente. Altro giocatore provato stamattina è stato Lacazette. Parliamo di un giocatore di 1,76 m, quindi più o meno alto come Robby Keane. Alto alto il work rate, 4 di skill e 4 di piede debole, quindi in questo caso non abbiamo né il 5 di skill né il 5 di piede debole, ma un giocatore, diciamo, normale sotto il profilo delle mosse abilità e del weak foot. Pagato 400.000 crediti, anche lui secondo me è destinato a calare. 10 partite giocate, 13 gol fatti e 5 subiti. Allora, qua partiamo innanzitutto dalla velocità, perché se paragoniamo la velocità di Robby Keane e quella di Lacazette, praticamente sono esattamente speculari, perché Lacazette ha solitamente un punto in più di accelerazione, mentre la velocità a scatto è uno in meno a favore di Robby Keane. Però il fatto che questo Lacazette ha un body type molto più snello rispetto al giocatore irlandese, quindi si sente molto di più questa velocità, ha un grande speed boost, in campo aperto mi ha seminato molto spesso il diretto marcatore, quindi ha un parametro di velocità molto più realistico e che rende effettivamente all'interno delle partite. Finalizza bene, anche se tra i due, nonostante rendano più giustizia le stazze alla Lacazette che ha 97 di potenza tiro, nonostante abbia anche segnato di più, probabilmente Robby Keane mi è sembrato un finalizzatore un po' più costante di questo Lacazette, che ogni tanto l'ha combinata abbastanza grossa. Passaggi ce li ha buoni anche lui, anzi addirittura arriviamo ad un 90 di corto e a un 80 di lungo, quindi passiamo da 86 a 90, da 68 a 80, quindi cambia veramente tanto. Agilità 92, equilibrio 93, reattività 93, anche a lui ho messo motore aspettandomi un giocatore molto più piantato, però in realtà sto Lacazette si muove molto bene, avete visto come la palla la fa sparire quando fate i micromovimenti con la levetta analogica sinistra. Anche la resistenza 91 vi permette di farvelo arrivare tranquillamente fino a 120esimo e rigori. E devo dire che nonostante non abbia questi grandi traits, non ha praticamente nessuna caratteristica se non questo dribblatore tecnico, tutto sommato mi è piaciuto. Gli darei un 7,5 al pari di Robby Keane, forse 8 meno già per via del prezzo, perché comunque sono, insomma, un po' complementari, no? Robby Keane c'ha il 5 piede debole ma è più lento, lui c'ha 4 di piede debole ma è più veloce, a finalizzare forse un pelo Robby Keane, però lui c'ha i passaggi migliori, quindi diciamo che sono entrambi due ottimi, magari anche in base a quello che vi linka meglio potete pensare di andare su uno o sull'altro. Ma veniamo al giocatore principale di questo video, che è Marcellino Panevino. Pagato 1,3 milioni ovviamente al cap, alto alto per lui, piede sinistro 5,5, che non hanno bisogno di grosse presentazioni. 10 partite, 2 gol. Questo qua l'ho provato praticamente in ogni zona del campo. L'ho provato da terzino, l'ho provato da mediano, l'ho provato da CC, l'ho provato da esterno. Allora, posso dirvi che per quanto riguarda accelerazione e velocità scatto siamo a livelli veramente top. C'ha praticamente uno speed boost anche migliore di Cancelo Totti e Hakimi Totti. Le stats di sto Marcello sono praticamente le stats del Totti di FIFA 19, se non anche meglio. Per quanto riguarda tiro, quando si è arrivati all'interno dell'area di rigore c'è da tirare, tira anche molto bene, infatti ha potenza tiro 97 e finalizzazione 85, passaggi della Madonna, incredibili. Per quanto riguarda l'agilità palla al piede, qua è come avere praticamente un bel header 5-5 tra le mani, perché è una roba incredibile come si muove questo Marcello nello stretto. Stats difensive clamorose, in particolare quando lo giocate mediano e terzino si sente tantissimo, sia quando lo mandate in raddoppio, sia quando lo controllate con l'L2, visto che ha pure 92 di aggressività, si attacca benissimo all'uomo, mi è piaciuto veramente tanto. Quindi se dovessi consigliarvi un ruolo per questo Marcello, io lo giocherei a centrocampo. Oppure il suo ruolo ancora migliore è nel 3-5-2 da esterno, perché lì veramente può spingere, può passare, può sfruttare tutti i suoi punti di forza. Terzino pure lo potete giocare, ma quasi quasi mi sembrerebbe di dire che è sprecato. Sono un po' contrariato dal prezzo, che 1,3 milioni probabilmente è un po' too much, c'è hype che spinge sto Marcello in alto. Prezzo onesto 8-900k, più 8 che 9.
ma sono sicuro che calerà. Però stile intesa ovviamente ombra, ma mi sento di dargli un 9,5 tendente al 10 perché questo è veramente un tuttofare, mi ricorda un po' le versioni top di Atal uscite negli anni. Anche per questo video è tutto, raga, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi tre giocatori, soprattutto ovviamente di Marcelo, ci tengo a sapere se siete riusciti a snaperarlo, perché è questa la mission impossible di questi giorni. Vi ricordo in descrizione tutti i link, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona Pasquetta, saluto il vostro Liberoschi, ciao!